Oggi è la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, vittime soprattutto i giovani tra i 12 e i 16 anni. Imbattersi in episodi di cyberbullismo è sempre più diffuso, tanto da poter parlare di una vera e propria emergenza mondiale. Alcuni studenti hanno partecipato questa mattina al corteo che si è svolto per le vie principali di Alessandria. Sentiamoli. Che cosa pensi del bullismo, di questo fenomeno così triste? È sicuramente una cosa sbagliata e le scuole devono sicuramente in qualche modo provare a dare il loro impegno per distruggere questo fenomeno. Voi ragazze lo soffrite tanto il bullismo? Io no. 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 Io l'ho sofferto alle elementari per la mia forma fisica perché ero molto sviluppata. Ma come affrontano e combattono il fenomeno del bullismo le istituzioni? L'assessore comunale alla pubblica istruzione, Silvia Straneo. Allora, noi siamo naturalmente in sinergia con tutte le istituzioni che possono essere coinvolte su questo fenomeno e abbiamo coinvolto tutti gli attori facendo ponti, costruendo ponti tra genitori, quindi famiglie, i ragazzi, i docenti, tutti i corpi di polizia che comunque sono interessati a questo fenomeno, ognuno dal suo contributo, sotto l'egida dell'ufficio scolastico provinciale. I dati parlano di un fenomeno in crescita. Su un campione di 1022 studenti delle scuole secondarie e superiori di Alessandria e provincia è del 66,9% dei giovani che è stato almeno una volta vittima di bullismo. La scuola è il principale luogo dove si sviluppano episodi di violenza. Sentiamo gli insegnanti. I ragazzi sono molto sensibili su questo tema e desiderano essere loro il cambiamento che tanto ci aspettiamo. Sono ragazzi in gamba che si fanno tante domande e sono molto più sensibili di quello che ci si aspetta. Oggi voi premiate questo ragazzo per questo esempio? Sì, premiamo questo ragazzo perché ha saputo attraverso la sua capacità di coordinare questo gruppo, ha saputo lavorare non solo sugli altri ma su se stesso. Che cosa era successo? Era successo che questo ragazzo era arrivato nella scuola professionale con un pochino sconfitto, con poca fiducia nelle proprie capacità e il clima che si era creato inizialmente non lo aveva aiutato a credere in se stesso.